Sono trascorsi 100 anni da quando nacque il Partito Comunista Italiano, fu a Livorno e venne dalla scissione con i socialisti di Filippo Turati, con l'obiettivo di guardare alla Russia della rivoluzione leninista, un partito che per tanti anni è stato un protagonista nella storia italiana e all'interno della sinistra, che contribuì alla fondazione della Repubblica Italiana e si caratterizzò nelle lotte concrete per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori, in particolare negli anni 70. Il PCI venne poi sciolto da Achille Occhetto alla Bolognina, dopo la caduta del muro di Berlino, togliendo il nome comunista dal partito e trasformandolo in Partito Democratico della Sinistra. In merito abbiamo sentito l'ex sindaco di Favara, Rosario Manganella, che per tanti anni militò all'interno del Partito Comunista Italiano. Ma io in effetti già dal 1963 ho fatto la mia militanza all'interno del Partito Comunista Italiano. Prima attraverso la Federazione Giovanile Comunista, di cui sono stato anche segretario e fondatore del circolo nella mia città. E abbiamo costituito un circolo che era diventato uno dei più forti della provincia di Agrigento, con tanti giovani che all'epoca si sono iscritti alla Federazione Giovanile. Abbiamo fatto tantissime iniziative, sia come giovani comunisti, addirittura mi ricordo una volta che abbiamo organizzato una carovana per la pace con le auto, che allora parlo degli anni 60, ovviamente non erano molte, però la fila di macchine che percorreva le città del nostro paese era abbastanza ampia, perché si sentiva, allora c'era la guerra nel Vietnam e più di qualsiasi altra cosa, e quindi era, diciamo, un vissuto ormai di molti cittadini e soprattutto dei militanti del Partito Comunista. All'interno del PCI poi ho avuto anche dei ruoli rilevanti, sono stato segretario della sezione comunista, poi sono stato consigliere comunale e consigliere provinciale. Ricordo il PCI come uno degli assi portanti della democrazia del nostro partito. Senza il PCI, forse soprattutto negli anni del dopoguerra, avremmo avuto parecchie difficoltà, perché era possibile governi di destra, ma la capacità di Palmiro Togliatti, prima di tutti gli altri, che allora era segretario nazionale del PCI, ha evitato che succedesse, diciamo, il peggio, facendo anche un accordo con la Democrazia Cristiana assieme a questi partiti e agli altri partiti, Partito Socialista, Partito Repubblicano e Partito Liberale, che hanno dato vita alla Costituzione italiana, che ancora oggi secondo me è una delle migliori che esiste in Italia. È un peccato comunque adesso che manchi questa forza della sinistra italiana. E certo, sono mutati i tempi, sono mutate tantissime cose, però una forza organica di sinistra, forte, potente, purtroppo in Italia non l'abbiamo più. Adesso il PCI poi si è trasformato in diverse sigle, adesso c'è il PD, che non ha niente a che fare dal mio punto di vista con la storia del Partito Comunista Italiano. Io mi sento ancora comunista nell'animo, nel senso che i valori che il PCI ha a suo tempo, diciamo, portato avanti sono ancora oggi di una grande validità. Il problema era fare conoscere la storia di questo partito oggi alle nuove generazioni, per capire anche quel periodo storico importante del nostro paese, ma purtroppo ormai si è presa un'altra strada. Chi e voleva imitare il PCI, che potrebbe essere il Leo e tutt'altra cosa comunque anch'esso, e adesso bisogna lavorare comunque all'interno di forze più ampie, di una sinistra plurale, perché sono cambiati ovviamente i tempi, ma ad una sinistra unita, perché anche oggi in questa situazione di grande difficoltà noi abbiamo bisogno di una forza che rappresenti i lavoratori, i cittadini, gli uomini e le donne del nostro paese, le giovani generazioni, che forse alcuni hanno perso anche di mira che cosa è stato il Partito Comunista e che cosa è la democrazia in Italia in questo periodo.